Compa, tu sei baciato dal diavolo, il diavolo ti ha battezzato la testa. No, tu non me lo farai di nuovo, scherzo. Porco. Oh, questi sono stones, ve lo posso dire? Questi che vedete... Pensavo, come faccio? Questi che vedete davanti a me sono 300 euro di Gratta e Vinci. Sì, ma non sono per me. In questo video, infatti, li regalerò al buon Jumpy Tech. Non potevi darmi 300 euro così, cash, ed ogni tanto vi fai un regalo? Sarebbe stato troppo semplice e poco divertente. Aspetta, se dovessi vincere 1 milione? Lascia che io ti spieghi. Visto che l'ultimo video è andato molto bene, premessa, sono senza voce, non cagate il cazzo, ho deciso di mantenere fede alla promessa fattavi e di fare un altro video con i Gratta e Vinci. Ma c'è un piccolo disclaimer da fare. Ragazzi, sapete benissimo quanto io sia in realtà contro questo tipo di gioco d'azzardo, perché anche il Gratta e Vinci, seppur in minima parte, è un gioco d'azzardo. Come nell'altro video, anche in questo vi sconsiglio fortemente di comprare questi Gratta e Vinci, anche perché sono un vuoto a perdere 100%. Ovviamente, quando vedete uno youtuber che fa video con questi Gratta e Vinci, è perché lo youtuber, oltre a spendere, diciamo, i soldi per comprarli, sicuramente guadagnerà dal video, quello che probabilmente la maggior parte di voi non farebbe. Quindi vi sconsiglio fortemente di giocare a qualsiasi gioco d'azzardo, ma soprattutto di comprare Gratta e Vinci, perché ragazzi, alla lunga andrete comunque a perdere. Questo probabilmente sarà quindi l'ultimo video di questa tipologia che farò, ma siccome ve l'avevo promesso e l'ultimo video è andato bene, lo facciamo. E adesso lasciate che vi spieghi le regole di questo gioco. Allora, caro Jumpy Tech, questi Gratta e Vinci sono tuoi, compresa la vincita che ne ricaverai. Usba. Ma c'è una sola regola. Prima regola: tutto quello che guadagnerai in questo video dovrai spenderlo con me oggi. Come cazzo faccio? Se vinco tipo 400 euro? Lo spendiamo. Seconda regola: se la vincita dovesse superare i 1000 euro, si fa 50-50. Filca! Di tua madre! Figa, cioè 5, 1000 euro. Ma non va. O si fa 50-50 dall'inizio o non si fa, sì. Cioè, dai. No, bro, perché se fai meno di 1000 euro, te li lascio, perché sono magnate. Anche se fai 900 euro, te li lascio. Se però superiamo il millino, figa. Dai, aiuta i poveri. Ti do 300 euro, ti rimborso il Gratta e Vinci. Già ti sto ringraziando. Ah, affare fatto col 300 euro? Non lo so, pensiamoci. Affare fatto? Ah, affare fatto. Quindi le regole sono chiare, direi di andarci a sedere. Caffettino e Gratta e Vinci, la merenda del campione. La cosa brutta è che tutti ci guarderanno e ci penseranno che siamo dei ludopatici di merda. Per fortuna che giustifica l'iPhone che ci riprende. Almeno dice, sono venuto un conto. Sì, no, è l'unica volta dove teniamo l'iPhone in vista per far capire che non siamo coglioni. Mi sono sentito un idiota a spendere 300 euro in Gratta e Vinci. Ma le situazioni allo stesso punto? No, splittati. Ah, così dici, meno. Comunque un po' di ludopatia è entrata. Okay, in me. Okay. Allora abbiamo dei maxi miliardari. Volevo prendere anche quelli da un euro, però sarebbe stato poi un video un po' lunghetto. Cioè, avremmo grattato tipo tutto il giorno. Sono sei. Poi abbiamo questo che non ho mai visto. Sempre da 25, sempre da 20. Che è uguale, però moltiplichi il premio, quindi sì, top. Le regole non so che cazzo sia. E poi quest'altri da 25 euro. Da 20. Cioè, proprio per farci del male. Qual è la cosa che ti fotte il cervello? Che più spendi, più grandi li fanno. Sono effettivamente tutte tecniche per impaccarti il Gratta e Vinci. Perché tu pensi che stai comprando più roba, capito? Sì, in realtà non stai facendo assolutamente niente. Allora, come al solito, Jumpy Tech, prima di darci alla ludopatia più sfrenata. Sì, è chiaro che io non sono ludopatico. No, nemmeno io. Cioè, l'abbiamo già spiegato bene. Cioè, per goliardia, per ridere, ovviamente. No, è perché ci facciamo il video e ci guadagniamo. Ma voi non fatelo perché è una perdita totale. Certo, se dovessimo vincere 10.000 euro, diciamo. No, cioè, che era sbagliato questa ragione. Non dare questo messaggio. Non vinciamo niente. Ok, croce, credo che qualcosa. Allora, massimo una chiave. Credo che qualcosa sia rimasta. Ah, però già questa è un'ottima vincita. Allora abbiamo. No, compa, si gratta con questi. È la legge dei grandi numeri. Non è la legge dei grandi numeri, nemmeno quella di Gay-Lussac. Credo sia la legge dell'umiltà. Bravo. Andremo ovviamente molto più veloci. Sì, raga, rapidi, cioè. Perché l'altra volta è stata. Avevamo meno budget, ore. Adesso invece siamo diventati. 40. 56. 45. Già so che questo è il primo. E i prossimi gratteremo solamente a vincente o perdente. 46, Valentino Rossi. No, 24 no, abbiamo il 42, spitta. Cioè. Ma pure il 13 abbiamo il 31, sì. Anche queste cazzate sono fatte di proposito. Tu dici, 30, no, ho un numero quasi. vicino. 52. Che cazzate, raga. Di nuovo 14. No, non c'è. Mi sento alla tombolata. Volevo dire la smorfia, ma non la so, cazzo. La smorfia. 12. 49. Eccoci 54. Qua. E chissà prima. Aspetta, gattere i maxi bonus. Perché magari c'è il maxi bonus. No, non c'è. Ah, sei minchia, se la grattare ancora. Ah, guarda, c'è, guarda questo. Primo, aspetta, gratto il. Per sicurezza. Gratto il QR code. Ma perché magari siamo dei stolti noi. Comunque, quindi... quale cazzo di amico ti regala 300 euro di Gratta e Vinci? Potevi darmi 300 euro e ce ne andavamo a casa tutti. Cioè, dico, non è che. Jumpy Tech che. Comunque imperterrito con la linguetta. Perfetto. Tu ci pensi che una persona già avrebbe buttato 20 euro nella munizia? Si poteva andare a fare, non lo so, 20 pezzi da ganci. Ed è per questo che? Non si gioca, zio Pera. Ma proseguiamo. È la volta del Murray Pounds Tech. You know, che metodo hai usato poco fa? Metodo di minchia, compa. Tanto facciamo così. Dai, minchia, tu fai schifo però. Vabbè, i numeri vincenti. Che minchia te ne foto. Sei serio? 48. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. 49.
non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Ogni numero 25. Non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. No, perché gatta a minchia? 18. Un attimo, 18, non ce l'abbiamo. 18. Gatta a colonne. 23. Faccio anche un po' di zigzag, ok? Sì, sì, dai. Vale. Tipo flip flop. Minchia, Jumpy Deck. Chissà che oggi è più nera del petrolio. Quanta? Più nera del petrolio. Hai visto? Minchia, cosa che ti profonda, tiro fuori? È la voce profonda che mi. È più nera. Sempre il brazo crio, dillo il brazo crio. Che uguale. Che preciso. Massissimo. Madonna, voglio sparare. Sarà un lungo pomeriggio. Dai, subito. Io 50 euro. 50 euro? Dov'è? Allora, 35, trova il 35. 34. 34? 50 euro. Dottore, abbiamo 10 già, euro abbiamo, sopra il budget. Abbiamo già raddoppiato. Oh, se andiamo sopra top, cazzo. Ma questo è l'atteggiamento sbagliato. No, è giustissimo. Ti propongo... Aspetta. Ti propongo un brivido. Grazie direttamente il codice. Okay. Cioè, è a metà tra il brivido e il volersi sbrigare di Jumpy Deck. Minchia il volersi sbrigare, proprio. No, il brivido. Aspetta. No, lo dobbiamo vedere insieme. No, fuca, aspetta. Non puoi capire, sì. Dai, zero. Non puoi capire. Ti odio quando mi fai così. Ti giuro, fra. Gira. Indovina. Zero. No. Sì. No, te lo giuro. Zero. Te lo giuro, non è zero. 50. Di più. Gira, non è vero, è zero. Ma cosa c'è di divertente? Mi spieghi cosa c'è di divertente sempre assieme? Vabbè, facciamo tutti così, vai! Facciamo questo. Però sempre col codice. Però se poi tu riperdi, vado io. Grazie. No, col codice. Solo col codice. Sei coglione. Però qua non so dov'è. Questo da 25 lo devo. Col brivido. No, bro. Questo è sbagliato. Questo da 25 lo devi fare col brivido, bro. Lo faccio io allora. Facciamolo insieme. Minchia, ti odio. Dai. Casino delle sete. Comunque raga, voglio dire che quelli che grattano lui vincono, quelli... Ora voglio vedere chi vinci. Ci stiamo inchiappando il tuo tavolino. Va bene. Sì. C'è una tripla vincita. O vinci con i numeri, o col bonus, o con questo. Ancora non l'hai capito, dopo 26 gratti vinci che gratti. Questo lo grattiamo canonico. Vai. Sono in trance. Era necessario, hai rovinato la magia. Il ruttino di fortuna. 85? 93? Non vedo un cazzo. 43? 83? 33. 33. C'è niente? No. 30? No. Sicuro? 30. 30. Okay. Ti manco un 3, 17. Non c'è, scritto uno. Minchia, voglio spararmi. Dobbiamo interrompere la catena. Se anche questo non è vincente, ci dobbiamo spostarci. Prima di continuare a grattare, andiamo a riscuotere. Ma dov'è quello? È davanti a tutti, eccolo qui. Ah, minchia, mi sono cagato addosso. Profumo di vittoria. C'è un pomeriggio. E già hai 50 euro, ma adesso lo andiamo a spendere. E come li spendo? Non lo so. Ieri mi sono comprato la cover nuova dell'iPhone, non la potevi comprare oggi tu. Vabbè, sai che faccio? Questi mi li prendo come rimborso. Fatto. Sai, questa gag... No, mi ha fatto ridere perché ho messo il grand'angolo per prendere la magnificenza del Massimo. C'era... La mia sagoma. La tua salma. Siamo appunto arrivati al Teatro Massimo. Guardate quanto è bella Palermo. Però previo controllo. Abbiamo avuto un controllo della polizia. Non so per quale motivo. Un po' di gag, un po' di... Sì, un po' di rumorismo. Un po' di controlli, ecco. In questa città servono molto. Ma adesso, dopo aver scambiato i 50 euro, siccome ancora non sappiamo come spenderli... Gratterò gli ultimi 2 miliardari, sì. Allora, buon Giacomo. Sacrilegio! Abbiamo aumentato il budget. Prestigiacomo. Abbiamo aumentato il budget, 50 euro. Buon Prestigiacomo, signor Prestigiacomo. Ecco, comunque questo perde un po' tutta la magia, posso dire. Pa, perde la magia, però a noi cosa ci importa? Cosa ci importa a noi? Il grano, figa. Allora, buon Jumpy Deck, detto Giacomo. No, perché? Perché? Dai, minchia. Oh, se ti scasso legnato davanti alla polizia, sei perdente. No, mettilo dei vincenti, dai. Vediamo. Minchia, 20 euro. Ci siamo rientrati. Ci siamo rientrati. Alla stragrandissima, zio. Si è intascato la moneta. Cioè, 50 centesimi, sei un puzzone. Addio. Fai finta di non trovarla. Fai cacare. Dove l'ho messa? L'ho trovata, vieni. Sei una merda. Cioè, non solo ti hai vinto 70 euro. Dai, muoviti, che mi devo andare a vedere Sanremo. Raga, io ho sempre più basito. Che vuoi? Sanremo è bello. Lo facciamo regular questo, perché voglio un po' di brivido. Regular come il kebab, regular. Iniziamo, Piero. E prima devi scattare i numeri vincenti, sì, di Squid Dice. Quello che cerchiamo è un numero scelta tra 55, 16, 17, 29, 37, 28, 21, 34, 12. Saremmo così fortunati da trovarne qualcuno? Lo scopriamo adesso. Non penso proprio. Entra questo numero o non entra? Lo faccio a file, bro. Dai, non puoi fare così. Tu gratti direttamente il codice. Ma almeno così almeno non... 38 e 48. Niente. I ludopatici staranno morendo vedendo sto video. 46. Che gratto così. Minchia, la maledizione c'hai anche tu adesso. Sì, ora sì. 44. Che palle, Piero. 26. 27. Ma un check va sempre fatto. Non sempre si può vincere, bisogna saper perdere, diceva una canzone. Non sempre si può vincere, bisogna saper perdere. Chi la canta questa canzone? Uno senza voce. No, purtroppo no.
E sì, spero ti abbia fatto la domanda come minchia fatta a capire di vincere. No, non mi ha chiesto grossa, no, purtroppo no, 20 euro. Ah, ma non vanno nel mio portafoglio. Guarda, in questa tasca qui? No, 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 quella del giubbotto, così ne unisci agli altri 50. Cioè, guarda, questi sono soldi miei, cazzo, nelle tasche. Vedo, se mi avessi dato 300 euro era meglio. Sì, ti giuro, non ti meriti, no, un cazzo. Un cazzo. Dobbiamo capire come spendere questi 70 euro. Comunque. Il problema è che le cose sono due: o li spendiamo pian piano, che è opzione di merda, oppure grattiamo tutti i carte vince e poi compriamo un qualcosa di costoso, qualcosa di luxury. Allora, magari. Ti dico, magari vinciamo tipo 100 euro, andiamo da Gucci. Sai che capito? Non è male. Capito? Ragioniamo, quanto ne abbiamo ancora? Abbiamo altri. Ci sono quelli da 25 euro. 25. Cioè, per mettere che non arriviamo almeno a 200 euro. E altri 5 da 20, bro. Allora, li grattiamo tutti e qui la cifra che raggiungiamo la spendiamo in un negozio. Così capiamo se una cifra grande. Ma deve essere una cosa che ci unisce. Deve essere una spesa per entrambi. Ci facciamo il braccialetto quello legato saldato. Va bene, dai. Ho un tatuaggio. Aspetta, intanto farei vedere la location. Dio, quanti ci sono ancora? Pensavo fosse uno. Intanto farei vedere la location che è degna di nota. Una piscina, una fontana che fontana vacante, che ne munizza. Una fontana che non... ecco per questo è Palermo non è. Morri. Allora. Rush finale. Ce li divideremo in questo modo. Questi che sono 25 e 25, uno l'uno. Va bene. Scegli. Lo metterò qui. E lo metterei qui. Questi da 20 sono 5, 3, sì. 4, 2 e mezzo l'uno. 2 e metà e metà. Va bene, allora iniziamo da quelli da 25. Vai, io carto col codice, che questi sono troppo complicati, mi rompe i coglioni. Cioè, guarda qui, ci sono un sacco di numeri. Cioè, abbiamo la tecnologia, siamo qua. Dai, è una rottura di minchia. Te la fai il numero jolly. Tu gratta come cazzo vuoi? Io gratta. Minchia, però che noia, è lunghissimo. È lunghissimo. È un metro, e quanta me faccio? Cioè. Che noia, dai, cazzo. Ti gratta col codice, vaffanculo. Ci vuole certo una certa postanza anche per grattare il codice. Aspetta. Mi appresto, se sempre vinci, mi appresto a fare 140 euro. Se vinci più di 50 euro te li regalo. Perché te li regalo, capi? Caso mia, sì, però vabbè. Dai. Ma quindi lo stai gratta tutto, sì. Minchia la noia. Ma che è? Monete. Frati, posso dire una cosa? Gratta il conto. Pepita. Ah, vuoi vedere una cosa? Ma che sono queste stronzate? Vuoi vedere cosa c'ho in tasca? Sant'Agata. Per tutti i catanesi all'ascolto. Ma che c'entra? Poi ti racconto. Trovi i tuoi numeri uno più volte, uno... Oh. Allora, sei nei tuoi numeri, ok. Sei lui, il tuo bro. Numero risponde. Grazie al codice. Vabbè. Come? Dammi il numero, dammi il telefono. Faccio vedere tipo di brace. Sì, di, c'è un odore di barbecue, vero? Di barbecue, non si capisce, mi ricorda il camper. Mangiamo fuori. Vai. Dai, e che devo fare? Aspetta, aspetta un attimo. C'è un attimo di ansia. No, tu stai lì, allontana. Dai, mi allontano, dai. Pronto? Dai, dai, pronto, sei tu. Minchia, 40 euro, top! Me li posso dare? No, perché ho detto più di 50, quindi suca. Grattiamo l'altro, vieni, muoviti. Con cosa gratti? Con le chiavi del medley. Che mi porta fortuna il mio piccolo medley. Allora, un altro brivido, vuoi che lo veda io se è vincente o lo vedi tu? Lo vedo io. Compa, tu sei baciato dal diavolo, il diavolo ti ha battezzato la testa. Il diavolo ti ha preso la testa e te l'ha maledetta. Sei cursed come... Sei the cursed child di Harry Potter. Ho il libro, non l'ho mai letto, levati. Il libro. No, tu non me lo farai di nuovo, lo scherzo. Oh, questi sono stonks, però ti posso dire. Minchia, due di fila, 90 euro. Questi sono stonks. Sei gratti? Con la carta? Con la carta del supermercato. Sì, mi rompo la minchia, vai così, con i codici. Visto che è l'utopatia berna. Non fatelo, ragazzi. Non fatelo, certo. È sbagliato. Sbagliato, sì. E questo è l'ultimo video. L'ultimo video, sì. Fa 500k per vedere se è l'ultimo video. No, ora figli... Nico, fai vedere. Va bene. Non poteva essere 3 su 3, sì. Uno l'uno, uno l'uno. Vai, vai, spostiamoci. Spostiamoci. Dove andiamo? Di là. Di là. Ci stiamo venendo a Palermo a piedi, cioè. Stiamo camminando per trovare uno spot che ci ispiri per poter grattare gli ultimi 4 gratta e vinci della giornata, dai. Della giornata. E dopodiché andremo a spendere questi 100. Andrò. Al momento 160 euro di vincita. Andrò io. Siamo venuti nella parte più... ricca, più in della città, davanti a brand di lusso come Gucci, Ralph Lauren e tanti altri. Questo perché speriamo che in questi ultimi 3 gratta e vinci ci sia un budget tale da poter racimolare il soldo necessario per il vizio. Ora è tarda, quindi utilizzeremo il metodo classico cerotto. Io lo chiamo così, metodo cerotto. Perché cerotto? Strappa e via. Quindi mettiamo subito qui. E ora che vuoi? Lo strumentopolo. Dammi lo strumentopolo, Giampi, perché subito che non ho tempo da perdere. Non ci siamo. Qua, visto che è a perdere, ragazzi, visto che è tutta a perdere, abbiamo speso 300 euro, abbiamo guadagnati solo 100. Al momento 160. 160, quindi è una merda. Rendetevi conto, almeno noi ci facciamo il video, ma rendetevi conto. Ci spende quanto... veramente. Esatto, ragazzi, cioè non ne vale veramente la pena. Cioè, sì, qualcosina la vinci, ma se giocate tanto come noi in questo caso, per fare l'esempio, 300 euro, andate a perdere, ragazzi. Pronto, bro? Vai.
Però non capisco perché è così zoomato. Zio merda! Buono, buono, l'ultimo, sì. Ma stai cazzando tu, figlio di puttana? No, no! No, sei un figlio di troppo. No, però lo scansiono io, Suca. Lo strumento però ce l'ho io. Fermo. Secondo te? Zero. Bravo. Ed eccolo qui, vincitore, che conta il cash. 110 euro. Più quelli, 180 euro. Un bel bottino, penserete voi. Sì. Se non avessi speso 300 euro. Se io non avessi speso 300 euro, un bel bottino per Giampi, ma per me ovviamente è stata una gran cazzata. Quindi, cosa vogliamo dirvi ancora una volta? So che sembra paraculo questa cosa, però raga, rendetevi conto, abbiamo speso 300 euro. Per recuperarne? 180. Esatto, 120 euro persi. Avremmo potuto tenerci 300 euro, gli avrei dato 300 euro, avremmo potuto 300 euro per giocarli. Ho detto, quello che ti ho detto all'inizio. Questo ovviamente è un video di intrattenimento, quindi noi lo stiamo facendo per goliardia e soprattutto perché poi col video ci guadagniamo. Voi non fatelo, ragazzi, perché come vedete è un vuoto a perdere. È un vuoto a perdere. Abbiamo detto abbondantemente: è una cazzata, non si fa. Ma adesso cosa ne però farò con Giampi, questi soldi? Adesso sono indeciso perché mi è venuta una piccola idea. Aspetta, non dirmelo. Perché? Siccome l'ora è tarda e comunque è un bel gruzzolo, riflettici questa sera e poi mi fai sapere. Allora raga, sono qui al computer, sono passati 2 giorni dall'ultima clip che avete visto in questo video e probabilmente vi aspettereste un Giampitech in una situazione un po' più diversa, magari in strada, davanti a un negozio, a spendere i soldi vinti con i gratta e vinci, che ricordiamo erano 180 euro. Ora ci ho pensato 2 giorni sul come poter spendere questi soldi, ero lì per uscire per appunto andare a finire le registrazioni di questo video, mi sono detto perché spenderli in beni materiali? Veramente non mi serve nulla, per fortuna, oserei dire. C'è gente che magari ne ha bisogno di questi soldi e quindi mi era venuto in mente di donarli a qualcuno banalmente per strada. Però anche lì poi mi sono detto però la gente se poi vede queste cose si lamenta, quando inizi a fare beneficenza un po' storce il naso, se la fai e lo dici pubblicamente ti rompono le scatole, se non la fai ti rompono le scatole. Quindi ho deciso appunto di donarli in beneficenza, ma non appunto dandoli a qualcuno per strada, perché poi magari quel qualcuno per strada va a comprarsi robe non perfettamente legali, anche lì poi nasce un casino. Ragazzi, sono sicuro che qualsiasi cosa farò con questi soldi qualcuno di voi si lamenterà nei commenti. Quindi siamo qui sul mio desktop perché non voglio onestamente comprare un qualcosa di materiale, non voglio nemmeno darli a qualcuno per strada perché non so che fine faranno questi soldi, ma semplicemente farò una donazione spontanea all'AIRC, all'associazione ricerca contro il cancro, visto che io ci sono passato, credo moltissimo alla ricerca e sono guarito grazie alla ricerca. Secondo me è un buon spunto, è un buon motivo per donare questi soldi alla ricerca, che fa sempre bene ed è una cosa molto positiva secondo me, che quasi tutti dovremmo fare. Siamo qui sul profilo di AIRC, andiamo a fare una donazione libera, facciamola singola, 180 euro, che donatore sei, mettiamo azienda, sì assolutamente, così mi fanno la fattura. Raga, sto facendo il check con la banca, mi sta arrivando la notifica della donazione di 180 euro, confermiamo, grazie per aver contribuito alla ricerca oncologica italiana. Raga, 180 euro, sono qui quelli fisici, io ho dato quelli digitali, ma va bene lo stesso, devoluti in beneficenza a Like. Secondo me era la cosa più giusta da fare, mi sono sentito di fare questa cosa, e se sia la cosa giusta o sbagliata non lo so, sicuramente qualcuno nei commenti si lamenterà, fatto sta che ho voluto spenderli in questo modo, piuttosto che spenderli in cagate, materiali e beni stupidi che non mi servivano a nulla, ho preferito sicuramente fare in questo modo.